buona la prima per gli azzurrini di Mister Panico. Sotto gli occhi del responsabile del settore giovanile Gianluca Grava e del tecnico della primavera Giampaolo Saurini, l'under 15 del Napoli si impone per 4-2 sul Crotone. Padrone di casa subito avanti con Domenico Esposito. Un filtrante preciso lancia il 9 azzurro verso la porta avversaria. È bravo l'attaccante partenopeo a trafiggere Sinopoli con un preciso tocco d'esterno destro. Gli azzurrini però poi si deconcentrano e dopo il vantaggio gli ospiti ne approfittano. Al 12esimo Noce tiene palla sulla sinistra, converge verso il centro, entra in area, calcia di destro ma pone non trattiene il pallone ribadito in rete da Ruggero, puntuale a raccogliere e ad insaccare in tapin. Il Napoli 4 minuti dopo trema ancora. Guadagnata palla sulla tre quarti e ancora Ruggero a rendersi pericoloso e a calciare da fuori area. Il pallone si stampa sulla traversa e fa tirare un sospiro di sollievo a Pone, fuori posizione e sorpreso dalla conclusione dell'attaccante calabrese. A rimettere le cose a posto ci pensa Capitan Labriola. Il numero 4 del Napoli batte un preciso calcio di punizione al 20esimo con il quale trafigge Sinopoli. Il 2-1 ed il nuovo vantaggio desta gli azzurri dal torpore. Il Napoli adesso controlla il match ed in chiusura di frazione Esposito prova la conclusione da fuori ben controllata dal portiere avversario. 2-1 al 35esimo. Nella ripresa scende in campo un Napoli più attento e preciso. Al quinto minuto mister Mimmo Panico gioca la sua carta vincente. Il tecnico azzurro toglie Lauro ed inserisce Giliberti. Il numero 20 partenopeo impiega appena 360 secondi a far male al Crotone. Dal lato sinistro dell'area calabrese Giliberti controlla con il mancino, supera un uomo, entra in area con il pallone e con un destro a giro lo infila sul secondo palo. Gran gol per l'attaccante azzurro, anche se il portiere del Crotone non sembra estremamente reattivo nel frangente. Al nono è 3-1 Napoli. Solo 5 minuti dopo si rivedono gli ospiti. Calcio di punizione da metà campo battuto da Riga, il pallone termina sulla parte alta della traversa, con l'estremo difensore azzurro che controlla il tutto. Al 18esimo arriva il poker azzurro. Un lancio dalla retrovie mette in difficoltà la difesa del Crotone che si lascia sorprendere. Fortunato e bravo il solito Giliberti ad andare via palla al piede, entrare in area, superare Sinopoli e portare il Napoli sul 4-1. Nel finale del match c'è ancora tempo per il secondo gol ospite. Anche questa volta la linea difensiva si lascia beffare da una palla lunga. Questa volta però tocca alla difesa del Napoli commettere un errore e a consentire al neo entrato Tridico di entrare tutto solo in area e con un destro superare Pone con un pallonetto. A Sant'Antimo finisce 4-2 per il Napoli. Esordio vincente e primi 3 punti in cassaforte per gli azzurri.